Sono oltre 200 gli iscritti alla Coppa Selva di Fasano, corsa in salita pugliese giunta alla 65esima edizione, ai quali si aggiungono gli 11 piloti inseriti nel folto schieramento dei VIP dello spettacolo. La seconda tappa del campionato italiano Super Salita annuncia così al meglio il lavoro organizzativo della Egnazia Corse, presieduta da Laura De Mola, che nelle giornate di sabato e domenica prossima, dopo il venerdì dedicato alle verifiche tecnico-sportive, farà vivere col rombo dei motori la presenza di team e piloti, che daranno vita, rumore e colore lungo i 5,6 km del percorso che sale dalla città pugliese di Fasano fino alla località turistica denominata Selva. Sono 78 gli anni trascorsi dalla prima edizione della gara, col primo via datato 15 settembre 1946, e da allora la città di Fasano ha visto crescere schiere di piloti locali, generazioni di fans e appassionati del motorsport, che in tutti questi anni hanno scalato i 245 metri di dislivello stradale che separano la parte turistica dalla città, assegnando la vittoria ai migliori campioni della specialità delle cronoscalate. Il vincitore della 65esima edizione, cioè chi arriverà più velocemente in cima ai 400 metri sul livello del mare di Via Toledo, sarà uno degli aspiranti al primo titolo italiano Super Salita, il massimo livello della categoria. Una gara che piace e da seguire grazie ai live streaming sui canali media di AC Sport domenica 12 maggio. Sul piano sportivo saranno 34 i piloti a darsi battaglia, guidando vetture prototipo, e tra questi il più accreditato al successo è il fiorentino Simone Fagioli, campione in carica su Norma NP01, in testa alla classifica 2024 dopo la vittoria nella prima tappa in Sicilia alla Monte Erice. Sulla montagna siciliana il confronto fu con il siracusano Luigi Fazzino su Osella PA30 e col pilota di Marsala Francesco Conticelli, anche lui su Norma NP01, due giovani emergenti che completarono il podio della conosciuta gara trapanese. A Fasano spicca anche il nome di Ettore Bassi, attore barese sempre più impegnato a gareggiare e presente su una Wolf GB8 Thunder, così come giocherà in casa il campione foggiano Lucio Perugini con la Ferrari 488 Challenge Evo, con cui guida la classifica GT, mentre nell'accattivante gruppo E1 è attesissima la Golf MK7 del calabrese Giuseppe Aragona, leader di categoria. Imponente è anche l'Audi R3 che schiera bresciano Luca Tosini in testa al gruppo TCR, come pure la Alfa Romeo 1 Furore guidata dal teramano Marco Gramenzi in gruppo E2SH. Completano l'esteso paddock 63 vetture di gruppo Racing Start, oltre a 23 auto che partecipano al campionato velocità montagna e alle 41 bicilindriche con la particolare loro classifica. We'll be right back.
Ad aprire percorso sarà ancora Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1 che apprezza poter assistere a una gara ricca di tanti piloti al volante di auto di molte categorie. E per la gioia degli appassionati, nel paddock fasanese sarà ospite d'onore Ezio Baribbi, datato campione bresciano che vinse la Fasano Selva 4 volte dal 1986 all'88 e nel 1990. Uguale successo di partecipazione sarà la 18ª edizione del Trofeo VIP, tradizionale attrazione di conosciuti personaggi dello spettacolo e della TV, che gareggeranno a Fasano al volante delle Volkswagen Lupo fornite dalla Epta Motorsport. Confermata la conduttrice sportiva di Sport Italia Fabrizia Santarelli, nuovo arrivo che andrà a confrontarsi con gli esperti figli piloti dell'attore Rocco Siffredi, Leonardo e Lorenzo Tano, e col pallavolista Luigi Mastrangelo, il karateka campione del mondo Stefano Maniscalco, il performer teatrale Raffaello Tullo e il conduttore TV Savino Zaba. A provare le loro performance al volante ci saranno anche la showgirl e neomamma Francesca Brambilla, l'attrice Roberta De Santis e Fabiano Amati, presidente della commissione bilancio alla Regione Puglia. Un bel modo di ricordare la gara pugliese sarà l'annullo postale speciale, dedicato alla 65ª Fasano Selva, che sarà possibile ottenere su cartolina, dedicata all'evento, sabato 11 maggio, presso il servizio temporaneo allestito da Poste Italiane nel piazzale del paddock, posizionato in prossimità della linea di partenza, lungo la strada statale 172, adiacente all'area di rifornimento. Lodevole infine l'iniziativa del Centro Antiviolenza Insieme Si Può, che vedrà la manifestazione sportiva in collaborazione con la Regione Puglia e l'intervento di alcuni rappresentanti dell'organizzazione offrire un servizio di supporto e assistenza a donne e minori vittime di maltrattamenti.